Plants vs. Zombies, Heroes, the lawn of a new battle. Oh ragazzi, eccovi qua. Ben ritornati su Piante contro Zombie Eroi, sul mio canale. Sono il Cico e vi do il benvenuto. Allora mi dovete assolutamente perdonare per una cosa, perché praticamente precedentemente stavo registrando questo episodio, quindi questa non è la prima volta, e stavo quasi per concludere l'episodio quando il mio computer ha deciso di abbandonarmi. Per qualche errore di sistema si è spento letteralmente, quindi proprio nel bel mezzo della registrazione è successa sta cosa. E non potevo fare assolutamente niente perché non sapevo dove mettere mano. E beh, certo, uno si potrebbe chiedere, vabbè, può succedere. Non è la prima volta né sarà l'ultima, puoi rifare tutto da capo. Sì, quello che pensavo anch'io è solo che sfortunatamente questo gioco non mi fa rifare le missioni. Come vedete, purtroppo non possiamo tornare indietro, quindi le ultime due missioni con lo zomboli infinito sono andate a farsi benedire, quindi non posso farci niente, ragazzi. Quindi per poter insomma riscattarmi da questa cosa, ho deciso di dedicare questo episodio interamente alla fazione degli zombie e praticamente fare tutti e cinque i livelli contro l'ombra verde. Quindi piuttosto che andare a fare prima le missioni con la fazione delle piante, fare tutte le missioni, ho deciso di alternare, fare un episodio con una fazione per poi cambiare con l'altra fazione, così insomma abbiamo modo di conoscere passo per passo tutti i personaggi disponibili. Detto questo, direi di partire subito con le cose nuove che ho fatto, che si sono aggiunte tra un episodio e l'altro, perché sono davvero tante, ma tantissime. D'altronde non potevo aspettare di registrare un video per mettere alla prova i mazzi che avevo a disposizione, quindi sono andato nel multigiocatore, nella sezione classifica. Nella sezione classificata, scusate, e con alcuni mazzi, tra i quali quelli dell'ombra verde e del bagliore solare, ho fatto diciamo un paio di partite, un po' di più, guadagnando esperienza, non solo esperienza ma anche gemme, e utilizzando insomma quello che guadagnavo acquistavo i pacchetti. Quindi in pratica sono riuscito a portare delle modifiche ai mazzi che avevo a disposizione, e adesso, una volta che andremo a fare le missioni degli zombie, vi farò vedere le modifiche che ho portato al mazzo di Super Zombie. Un'altra cosa è che sempre fuori registrazione, facendo queste partite nel multigiocatore e completando le imprese, sono riuscito a sbloccare i nuovi eroi, tra i quali ho il Cavaliere di Noce, eccolo qua, carino. Sì, molto bene. E poi un altro eroe, Capitan Combustibile, molto molto bene. Avremo poi l'occasione di vederli tutti in azione una volta che faremo le missioni con la fazione delle piante dai prossimi episodi. E passando invece alla fazione degli zombie, abbiamo Super Zombie e il Pestapiante. Ad entrambi, diciamo che più che Super Zombie, mi correggo,
ho utilizzato di più il pestapiante nel multigiocatore e ho portato più modifiche al suo mazzo. E direi, visto che utilizzeremo Super Zombie in questo episodio, il pestapiante lo lasceremo per dopo. Andiamo velocemente, facciamo un ripasso velocemente delle piante che possiede nel suo mazzo. E così, insomma, ci facciamo un'idea di quello che andremo a utilizzare. E abbiamo come. Sì, vado. È già messo in ordine di costo. E come sapete, diciamo, quello che la fazione degli zombie utilizza per mettere in gioco le carte sono i cervelli. Invece, per quella delle piante, sono i soli. Allora, come costo di un cervello abbiamo 4 coppie di bomba fumogena. Ovviamente è un trucco. Sposta uno zombie e ottiene più uno. Fantastico. Poi 3 coppie di mini ninja. È uno zombolino zombie. E la caratteristica di essere un anti-eroe per 3. Ossia che gli dà più 3 di forza contro gli eroi. Quindi se si trova davanti l'eroe non una carta pianta. Poi, sempre al costo di un cervello, abbiamo una coppia del pollo zombie, cucciolo zombie. Quando una pianta entra in gioco in questa fila, si sposta una fila a caso. Poi, 4 coppie di zombie paparazzo, ottiene più uno quando esegue un trucco, quindi ci è molto utile visto che il mazzo di Super Zomb quasi per metà si basa sull'utilizzo dei trucchi. Ah sì, visto che parlo di trucchi, mi sono ricordato una cosa, che straordinariamente mi sono proprio scordato di fare nei scorsi due episodi, ossia di precisare che l'ordine con cui si inizia la battaglia ha sempre per primo la fazione dei zombie, mentre come secondo la fazione delle piante. Sempre, quindi mi correggo perché mi ricordo che vi stavo dicendo che l'ordine si decideva all'inizio di una partita, invece non è vero, la fazione di zombie inizia sempre per prima. Uno si potrebbe a questo punto chiedere, ma sì, se la fazione delle piante inizia per seconda, non si troverebbe in qualche modo in vantaggio, visto che può vedere quello che la fazione di zombie ha posizionato e in questo modo adattarsi con le proprie giocate, con le proprie carte. Sì, è vero questa cosa. Infatti, per controbilanciare questa cosa, arriva in supporto alla fazione di zombie la terza fase del combattimento, ossia l'utilizzo dei trucchi. Ecco perché i zombie utilizzano i trucchi in fase successiva, mentre le piante no. Quindi, se da una parte la fazione delle piante si trova, diciamo, in vantaggio rispetto alla fazione dei zombie per come inizia il turno, d'altra parte si trova svantaggiata perché deve stare attenta poi diciamo, a vedersela con i trucchi degli zombie. Detto questo, possiamo continuare. Sempre al costo di un cervello abbiamo 3 coppie del semplice zombolino. Poi iniziamo con i due cervelli, abbiamo 4 coppie di morto di fame. Trucco, uno zombie spera un attacco bonus. Una coppia di squalo da buca, buffo sportivo zombie. E ha la caratteristica colpo perfetto, ossia che si attacca direttamente all'eroe e non carica il suo metro. Se vi ricordate, il metro è quello che una volta riempito gli dà all'eroe un super colpo che può utilizzare subito oppure tenersi per dopo. Poi abbiamo 4 coppie dello zombolino pesciolino, tante varianti di zombolini perché in pratica sto utilizzando questo zombolino, ne ho solo una coppia, che ha la caratteristica di essere anfibio e ovviamente dà la caratteristica letale a ogni zombolino, quindi capite perché possiedo tanti zombolini. E letale significa che distrugge ogni pianta che danneggia, indifferentemente da quanto ha in difesa. Il che è una cosa fantastica. Poi 4 coppie di evocatore di non morti. Pesca 2 carte, sempre un trucco. 2 coppie di venditore cervellante. Quando entra in gioco ottiene più 3 in questo turno.
4 coppie di zombie puzzolente, lapide e... cos'era l'altra? Sì, letale. Lapide, ragazzi, se non sapete cos'è, ecco, c'è scritto qua, resta nascosto dietro una lapide finché non entra in azione, finché non inizia il combattimento. Quindi la fazione delle piante non sa cosa aspettarsi da questa lapide. Poi 2 coppie di mazziere, un semplice zombie al costo di 4 cervelli. E una coppia di pogo salterino, lapide, e quando spunta fuori fai rimbalzare una pianta, ossia fai ritornare quella pianta nelle mani del giocatore. E 2 coppie dell'orco con sorpresa, lapide, e quando spunta fuori sposta questo zombie. Poi sì, fuori dal mazzo abbiamo altre carte che non ho deciso di utilizzare. Una copia del pilota di aquiloni, quando infligge danni pesca una carta, e lapide. Una copia di scienza missilistica, distruggi una pianta con almeno 4. Qua abbiamo il zombolino ninja, semplice zombie, zombolino. Zombolino 4-4. Lapide antieroe 4, questo l'abbiamo visto. Pompiere, lapide quando spunta fuori fa rimbalzare un altro zombie. E ultima, chiama elicottero, genera uno zombolino comando elicottero 6-5. Molto bene. Aggiungo un'altra cosa: se vi è la possibilità che voi possediate più di 4 copie di ogni carta, diciamo le coppie in più le potete distruggere, o come specifica qua, le potete riciclare, e riciclandole praticamente ci guadagnate, non so cosa siano questi simboli, però ci guadagnate questi simboli qua in basso, e con quei simboli, con quei diciamo valori, numeri, non so cosa rappresentino, però potete in pratica creare nuove carte. Guardate queste qua in basso che sono in grigio, le potete creare al costo di quella cosa. Quindi sì, avete capito il procedimento. Detto questo, possiamo uscire e non vi faccio vedere le modifiche che ho portato ai mazzi della fazione delle piante, ve le farò vedere nel prossimo episodio. Intanto direi di iniziare subito a fare le missioni con la fazione dei zombie, perché sì, sono riuscito a sbloccarla. Se vi ricordate, nello scorso episodio non l'avevo sbloccata, faceva parte sempre di un'impresa. E se sì, veniamo qua, sì, ci rendiamo conto che il nostro avversario in questa, diciamo, in questo capitolo, se possiamo diciamo chiamarlo così, è l'ombra verde, che abbiamo già visto nello scorso episodio. In questo episodio ce l'abbiamo come avversaria. E direi di partire. Fare questo capitolo di missioni titolata Battaglia al barbecue. Questo barbecue è una schifezza, è così buio che non vedo neppure le cervella che sto cuocendo. Uno di voi testoni accenda la luce. Scemotti, quella non è una luce, è il segnale delle piante, ed ecco l'ombra verde. L'intelligenza dei zombie mi fa sorridere i peli in testa. O i capelli, se vogliamo essere più precisi. Molto bene, siamo qua. Siamo qua. Salve, gli zombie usano i cervelli per giocare le carte perché sono intelligenti, già. Ma non mi dire, intelligenti. Te lo dici te, Prof. Zombotron. Molto bene, come vedete, iniziamo noi, da quello che vi ho spiegato, e abbiamo la fortuna di avere questo mini ninja, quindi direi di giocarlo subito e obbligare l'ombra verde a giocare qualcosa in mezzo, perché sennò ti può beccare un 4 di danni diretti. Il mini ninja ha antieroe, è il più forte nelle file vuote.
Anfibio, gioco di squadra. Quando cosa dice Spafagione? Lego Marine, ammiraglio. Anfibio e gioco di squadra. Puoi posizionare due piante in questa fila, ok? Quando giochi un altro fagiolo, infliggi due danni allo zombie eroe. Ah, scelta sbagliata che non hai posizionato niente davanti al mini ninja. 4 di danni diretti, 1 per noi. Molto bene. Secondo turno, vediamo un po'. Niente paura, puoi spendere i cervelli nei trucchi più tardi in questo turno, sì? Sì, possiamo giocare lui, visto che poi come trucco potremo utilizzare questa bomba fumogena che dà più uno a uno zombie, e con lui, visto che utilizzeremo il trucco, arriveremo a un 2-2 con un potenziale di 3 in attacco, perché sicuramente utilizzeremo questo trucco su di lui, quindi direi di giocarlo e vediamo cosa fa l'ombra verde. Attacca per 5 di danni nelle fila in mezzo. Ah, ok. Meno male che non... Questa è la tua occasione per eseguire un trucco. Sì. Usa la bomba fumogena per scappare dalla fila. Sì. Già lo sapevo, Zombotron. Cos'è quest'altro trucco? Cos'è? Passato via, sposta uno zombie, poi sferrare un attacco bonus. Ah, ok. No, utilizziamo lui, va. Scegli dove spostare questo zombie, in mezzo. 2-1 e altri 1 e 1 rispettivamente per aver usato il trucco. Quindi andiamo. E dobbiamo guardare da quel fagiolo perché non credo di avere... Ah sì, abbiamo lo zombolino come anfibio. Prima gli zombie, certo, poi tocca alle piante giocare le carte. Anche gli zombie possono eseguire trucchi. È tempo di combattere. Sì, anche le piante ovviamente... non è... Ho detto che la fazione di zombie possiede i trucchi, però anche quelle, insomma, anche quella della pianta possiede i trucchi, solo che i trucchi la fazione delle piante li gioca nel durante il suo turno, mentre noi le carte che noi giochiamo dai trucchi sono due fasi distinte, se intendete la mia spiegazione. Non abbiamo niente che possiamo mettere sul campo, quindi a quanto pare neanche l'ombra verde. Abbiamo bloccato il suo colpo. Che facciamo? Ah sì, l'abbiamo bloccato perché ha giocato un fagiolo. Sì, sì, ovvio. Che trucco utilizziamo? Un zombie sfera un attacco buono. Questa, spostano zombie, puoi sferrare... Utilizziamoli tutte e due. Spostiamolo qua. Colpo speciale di Super Zombie. Congela uno zombie, pesca una carta. Ah, dannazione. M'hai fregato. Ah, non possiamo fare niente. Non sto... Uno zombie sferra un attacco bonus. L'ha congelato, quindi... Non vorrei rischiare, non so se riesce ad attaccare oppure no. No, non rischiamo, teniamolo. Tieni più cervello ogni turno, non si accumula, quindi usa il cervello. Ok, quindi ce lo fa utilizzare... Sì, ci dice di usarlo per forza, quindi... Ah, quindi attacca, meno male. Meno male. Si imparano nuove cose facendo le partite, quindi se utilizzi il trucco congeliamo il nostro zombie. Abbiamo attaccato anche. Lo zombie puzzolente è letale, è in grado di sconfiggere anche le piante più grandi. Ovviamente. Quindi posizioniamo lui qua e speriamo che giochi una pianta con 5 più in attacco. No, non lo fa. Quindi andiamo così. Va bene. Parato il secondo. Peschiamo due carte. Abbiamo usato il trucco, quindi ottieni un altro più. Ah, molto bene. Quinto turno. Ah, finalmente abbiamo il nostro anfibio. Che facciamo? Usiamolo.
Anfibio, gioco di scuola, tutte le piante anfibie. Ah, caspita. Che facciamo? Pesca due carte. Sposta uno zombie, ottiene più uno. Utilizziamo questo, rischiamo due carte e andiamo. Guardate. Da uno, da più uno, più uno. Abbiamo potenziato il nostro zombie addirittura fino a 7 di attacco, però. Ah, l'hanno fatto fuori. Che facciamo? Che facciamo? 2-2. Ok. Ottieni più cervello in ogni turno, non si accumula, quindi usa il cervello. Ah, ma è una demo questa o non capisco? Mi fai giocare oppure no, gioco? Niente. Devo usarle, va bene. Ottiene più uno sulle superfici elevate. E niente di che. Andiamo. Ok. Eliminati a vicenda. Molto bene. Spazza camino. Quando entra in gioco sulle superfici elevate ottiene più uno più uno. Non posso usarlo perché la superficie è occupata. Quindi facciamo così. Niente, tocca usarlo. Andiamo. Tieni più cervello in turno, non si accumula, quindi che cosa? Tanto perdere. Combattiamo perché tanto abbiamo vinto. Sì, questo l'ha parato. Ma questo no, ombra verde. Molto bene. Sì, partite molto, molto facili. Però vi assicuro che nel multigiocatore contro giocatori verdi, giocatori veri, non è così. Lo dico per la mia poca esperienza che ho avuto fino adesso nel multigiocatore. Fatta anche l'impresa con Super Zone. Molto bene. La prossima cosa dice? Una mossa antieroica. Gioca due zombie con l'abilità antieroe. Ok. Passiamo alla prossima. Kudao contro Super Zom. Eccolo là. L'eroe pianta, che non abbiamo scelto nello scorso episodio. Teniamocele. Abbiamo il nostro mini ninja. Il tubero più incredibile è Spudao. Lascia che te lo presenti. Difenderà fino a quando non sarà il momento di attaccare. Adora fare le cose con calma, quindi magari pensaci tu a velocizzare le cose. Ok. Eccolo qua. Lo zombolino che vedrà di velocizzare le cose. Ah, caspita. Intelligente. Capito cosa fare. Spudao. Io lo chiamo testa di patata. Patata dolce. Con un pizzico di esplosione in mezzo. Che abbiamo qua? Ah, lo zombolino rifiuto tossico. Ce lo teniamo per dopo perché potrebbe potenziare i nostri zombolini. Intanto giochiamo il nostro pollo. Co-co-co. Allora? Che hai deciso? Genera una testa calda che dice gioco di squadra. Cosa? Ah, colpo speciale. Wow, cosa ha fatto? Ha lanciato la sua propria testa là in mezzo. Leggiamo che dice qua. Quando viene distrutto inflige 6 danni a uno zombie in questa fila, ok? Questo? Pungi borlotta, anfibio e colpo perfetto, ok? Quanto ho di attacco? Ah, 1, pesavo 7. Ero spaventato per un attimo. Avete visto? Questa pianta non aumenta la barra, quella di potenziamento dell'eroe. Che facciamo? Dobbiamo farlo fuori. Non ci possiamo permettere di tenerlo là in piedi. Ah, la gallina si è spostata. Già. Altre due. Uno per noi.
e questi due ti eliminano a vicenda. Molto bene. Ah, due di voi. Facciamo così. Così l'anfibio tiene la caratteristica letale. Chi è questo? Pistacchio frantumante. È una semplice pianta. Però ha 3 di difesa. Ok. Serve a poco la difesa perché il nostro zombolino è letale. Molto bene. Molto molto bene. Ah, siamo limitati su questa superficie elevata perché questa patata, se la eliminiamo, ci infligge 6 di danni al nostro zombie. Casomai, facciamo così. Così almeno... utilizziamo il trucco. Ottengono entrambi +1/+1. Anche se serve a poco in questo caso, visto che non attaccano direttamente. Ah, uno fuori. Anche fungo. Ah, e questo l'ha parato, ovviamente. Ah, vediamo. 17-9. Facciamo così. Cosa giochi? Spudau. Infliggi 3 danni. Ok. Se hai deciso così. Sposta uno zombie e ottieni +1. Spostiamo lui. E credo... no. Gli rimane 1? No, no. Abbiamo vinta qua, mi sa. 3, 5. Perfetto, proprio... al limite. Al limite. Molto bene. Vittoria anche questa, molto facile. Sarà per il nostro mazzo modificato. sono principiante, quindi non so se queste vittorie siano dovute proprio a queste modifiche. Comunque, credo piuttosto siano facili. Avanziamo. Avanziamo perché... di qua abbiamo le imprese. Perché non guadagniamo niente a quanto pare. Uff! No, no, no. Fermate subito quella guasta fest prima che rovini il mio barbecue. Scemotti! Ah no! Ombra verde! Lasciaci fare il nostro barbecue. Super zombie... festa piante e zombie all'infinito. Abbiamo 2 coppie di voi. Facciamo così. Ok. Andiamo. Spero tu abbia cambiato mazzo, ombra verde. Dalla prima volta. Perché così proprio non puoi vincere contro Super Zombie. Molto bene. Fatemi ragionare. Facciamo così. Così è costretta a scegliere il mini ninja e non lo fa. Ah, caspita! Questa fa danni radiali. Infligge 1 anche allo zombie accanto, quindi... Che dice questa? Posta uno zombie, poi sferrerà un attacco bonus. Oh, fantastico! Meno male che ce l'avevamo. Così teniamo in piedi il nostro mini ninja e attacca 2 volte. Fantastico. Molto bene. Terzo turno. Fatemi ragionare. Diamo questo. Andiamo con lui, va. Congelano zombie. Dannata. Dannata ombra verde. Attacca per 5 danni nella fila e mezzo. Ok. Molto bene. Congelato, quindi non attacca. Rischiamo 2 carte. 2 danni. Parato il primo.
12 a 11. Ti tiene la carta. Chissà cosa. Cos'era. Facciamo così. E così, così tutti zombolinano la caratteristica letale. Vediamo cosa fa l'ombra verde. Sta pensando. Quando danneggia uno zombie, congela quello zombie. Ok. Congela uno zombie, pesca una carta. Caspita. Sta congelando la mia fazione. Nessun trucco, quindi possiamo andare. Ah, il mini ninja non ha attaccato. Ah, vediamo. Se gioco lui posso usare solo... solo un trucco, quindi andiamo con questo qua. Marchiere. Pesca due carte. Ok. Anfibio danni radiali. Caspita, farà fuori il nostro zombolino. Abbiamo parato. Tutti gli zombie tengono l'abilità letale e pesca una carta. No, teniamocela. Perfetto, perfetto, quindi facciamo così, così potremo utilizzare i nostri trucchi e potenziare quei zombie. Pesca altre due carte. Gioco di squadra e sparsemi indietro tengono più due. Un zombie spera un attacco bonus. Che facciamo? Che fa questo? Tutti i zombie ottengono l'abilità letale. Facciamo così. Aspettiamo, così si potenziano entrambi. Poi un altro trucco. E possiamo andare. Vediamo di mezzo anche quel tronco fastidioso. Ok, tre diretti. Tronco fuori. 9 a 4. Cosa facevo questo? Ah sì, era solo una semplice lapide. Andiamo così. Tiene più 2 quando uno zombie è congelato. Congela uno zombie. Ah! Grande combinazione. Ferra un attacco bonus. Un attacco bonus. Facciamo così. Così lo scongela pure. Ah, ma non fa. Non attacca. Ma nella scorsa partita ha funzionato. Che strano. Pensavo facesse il colpo bonus. Bah, va bene così, va bene così. Non importa. Solo allungata la sofferenza per un altro turno. Altre due carte. Andiamo. Ah, e parirà anche il prossimo. Ombra verde. Sei fortunata. Quando entra in gioco tieni più 3 in questo turno. Molto bene. Grazie, grazie. Venditore di cervelli. Ok. Congela uno zombie. Sì, altre due carte. Non attacca. Attacca, colpo parato. Una pianta tiene più 2. È inutile. Abbiamo vinto qua.
Molto bene. Un po' di sofferenza alla fine, però è andata anche questa. Abbiamo questa impresa qua in alto. Ottiene uno zombie eroe. Gioca per sbloccare lo zombie eroe iniziale definito. Quindi dobbiamo fare 25 partite per sbloccare un altro zombie eroe. Parato della sventura, segue 10 trucchi. Completata. Impresa completata con super zoom. Gioca due zombie con abilità anti-eroe. Ok. La prossima. Tu ti giri. Gioca la bomba fumogeno su uno zombie con anti-eroe. Ok. E andiamo all'ultima. Sarà la battaglia finale, spero. Masticazilla. Pensavo fosse la battaglia finale contro l'ombra verde. Tanto pare no. Ok, andiamo così. Eccolo qua il nostro trucco, bomba fumogena, lo dovremo utilizzare contro un... Non so su chi dovevamo utilizzarla, non mi ricordo. Cosa ha detto Super Prof Zombotron? Cliccato per sbaglio. Andiamo. Sì, nuovo eroe pianta, la nostra Chompzilla, come dicono gli inglesi. Andiamo così. Tutti gli zombie sul terreno tengono -1/-1. Quindi lo zombolino fa una brutta fine. Bene. Bene, bene, bene. Cosa faceva questo? Tutti i zombie tengono l'abilità letale. Perfetto. Spero l'impresa si riferisca a, alla caratteristica letale. Facciamo così con ordine. Speriamo funzioni. Tieni +1/+1. E... bomba fumogena su di lui. Ah, dovevo spostarlo. Che stupido che sono stato. Dovevo metterlo sulla fila della sparasemi. Ah, comunque. Colpo parato. Spostano zombie, poi spererà un attacco bonus. No, teniamolo perché sennò parerà il colpo. Ecco, parato questo, cura il tuo eroe e tutte le piante per 4. Cosa? Caspita. Ragioniamo. Facciamo così. Teniamoci i trucchi. Pesca 2 carte. Ok. Uno zombie spera un attacco bonus. Questo che fa? Sposta uno zombie, poi spererà un attacco bonus. Spostiamo lui qua. Attacco bonus. E così ottiene 1/+1. E un altro attacco bonus. Perfetto. Diamo inizio a questo combattimento. 6 diretti. Altri 3. Lo para? Sì, l'ha parato. Pesca 2 carte. Ok, siamo 12-2. Vediamo cosa fa. Hai qualche strategia mastica? Non credo. Facciamo così. Quando una pianta sfera un attacco bonus, pesca una carta. Ok. Utilizziamo il nostro trucco.
Incredibile quanto possiamo potenziare questo zombie paparazzo. È un semplice zombie che costa un cervello e guardate che attacco difesa ha raggiunto. Molto bene. Vittoria zombie. Più 15 di esperienza. Cosa dice? Ah, pensavo fosse l'ultimo. Ah, e quindi è questo l'ultimo. Molto bene. Andiamo, andiamo. Che ignorante. Perché non ho guardato? Sostituiamo. Ok, andiamo così. Pronti, partenza, sfida il boss. Salve ai miei compatrioti amanti degli zombie. Questa è una battaglia boss, il che significa che l'ombra verde inizia con un tronco in fiamme. Niente lacrime di pena, solo lacrime di vittoria. Ok, te lo dici te. Quel tronco farà una brutta fine. Te lo assicuro, ombra verde. Aiuto! No! Povero mio mini ninja. Facciamo così. Andiamo velocemente perché abbiamo poche scelte. Quando danneggia uno zombie, cosa? Ah, ottiene anche più 2 per il tronco. Dannazione. Questa sarà difficile, eh? Sarà una partita equilibrata. Spostano zombie, poi sferra un attacco bonus. Facciamo così. Cosa fa? Cosa fa? Anfibio, danni radiali. Gioco di squadra, le spare assieme dietro tengono più 2. Caspita, farà fuori il nostro zombolino. E manco attacca. Ci credo. Ah. Posto uno zombie, poi sferra un attacco bonus. Ok. Facciamo così. Ho pensato a una strategia, però funzioni. Ok, usiamolo. Così togli di mezzo col tronco e abbiamo la possibilità di far fuori la sparasemi. Ok. Caspita, siamo già a 9. Ombra verde. Che facciamo? Costa questo zombie. Sì, rischiamo? Non rischiamo. Che facciamo? Facciamo così. Fa rimbalzare uno zombie. Caspita. Ah. Peschiamo queste due carte. Tante carte, ma come possiamo fare? Facciamo così, così ci prendiamo indietro i nostri 3 cervelli. Ragioniamo. Questo che fa? Sposta uno zombie e tiene più 1, ok? Mm.
Ah no, ho sbagliato, dovevo metterlo. Congelo uno zombie e pesco una carta. Dovevo mettere il mini ninja sulla fila a sinistra. Ok. Questa canna sta ancora in piedi. Che fastidio. Che facciamo? Che caspita. Cosa va questa? Pendolino rifiuto tossico. Ah, ok. Facciamo così. Due orchi. Abbiamo messo due orchi. Meno male. Abbiamo finalmente fatto fuori quella canna fastidiosa. Bombolino. E andiamo così. Ottiene più due quando uno zombie è congelato. Spostiamo lui. Peschiamo due carte. E andiamo. Ah, ci rimangono poche carte, ombra verde. Ah, dannata, una pianta tiene più 2 più 2. Ah. No, orco! Povero orco! Ci è rimasto solo uno. Proteggiamoci, proteggiamoci. Utilizziamoli tutti. Ti rimane solo 4 di vita. Ah, non mette niente. Come mai? Ti arrendi. Ti arrendi proprio all'ultimo, ombra. Peccato. Stavo sudando. Devo dire la verità. Lì alla fine stavo un poco tremando. Sì, mio potente paladino, falla secca. Chi è questo? Ah, lo Yeti. Porta la torta, no! Ah, il sapore della vittoria, è così dolce. Povero Yeti, gli avete rovinato la torta del barbecue. O cos'è, il dolce? Comunque, l'importante è che abbiamo catturato l'ombra verde. E siamo passati al prossimo capitolo, ragazzi, dove come protagonista abbiamo il nostro Spudau, se così si può chiamare. E sì, ci fermiamo per questo episodio, ci fermiamo qua. Dal prossimo passeremo nuovamente alla fazione delle piante. E il prossimo protagonista è lui, il Ruggibulloni, spero si chiami così, credo. E sto notando che abbiamo abbastanza esperienza per acquistare un pacchetto base, quindi facciamolo prima di concludere l'episodio qua. Che abbiamo? Che abbiamo? Ok. Chi è questo? Zombie telefono dipendente, costo 2, attacco e difesa 1, quando entra in gioco pesca una carta. Ok. Pietra rotolante, distrugge una pianta con 2 o meno. Ok. Wow, cavaliere dei morti viventi, storia cavaliere zombie, corazzato 2, che significa che riduce di 2 i danni subiti, però costa 7. Ah, comunque. Ah, per me cos'era? Cos'era per me? Scusate, era qualcosa per me.
Dov'è? Ah, mi hai fregato, gioco, non c'è niente per me. Ah, pensavo che ci fosse qualcosa gratis. Comunque, sì, ragazzi, abbiamo concluso qua la missione, le missioni con contro l'ombra verde, con la fazione di zombie. Dal prossimo, come vi ho già detto, passeremo alla fazione delle piante e sicuramente sceglierò il bagliore solare perché ha un mazzo niente male, ve lo farò vedere con tutte le modifiche che ho portato. E sì, avanzeremo con queste missioni e ci divertiremo sicuramente. Quindi grazie per la vostra presenza, grazie per il vostro supporto, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, vi aspetto ad un prossimo video, qui è tutto, un saluto, bella.